Intanto a tutti voi un ringraziamento ad Arianna. In questi 2 anni Arianna abbiamo imparato a conoscere qual è il valore all'interno della Croce Comunale, poi nella nostra comunità di Arianna e di Luca, veramente un fermento continuo, proposte su proposte, poi anche l'organizzazione di queste attività che rendono onore alla nostra città. Poi ecco, porto il saluto mio, il saluto sono presente di Fiesino per l'assessore alla cultura Giancarlo Castro Giovanni, Anna Maria Gemellaro. Un ringraziamento, così come hai fatto tu e che io faccio sempre, non perdo occasione di ringraziare Tenere Così, è una voce importante, fondamentale, continua, e trasmette poi a tutta la cittadinanza. Ti devo dire, Sergio, Maria Teresa, molto 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 sentito, forse è il medio, il canale più seguito per in provincia di Enna, ma anche oltre. Grazie di questo. Poi volevo salutare e ringraziare lo scrittore, il dottore, l'architetto Niccolò Fiorenza. Ho letto quelle che sono le sue referenze, sono referenze di tutto livello, altissimo, veramente, ho studiato ai gesuiti, hai avuto incarichi da molte ambasciate italiane all'estero, so che hai fatto delle conferenze a Parigi, altrove, proprio incaricato per portare o per diffondere quella che è il pregio dell'arte italiana in tutte le ambasciate europee. E di questo ti voglio ringraziare per essere qui, ringrazio Arianna perché, come dire, ha stabilito questo contatto, quindi adesso avremo modo di sentire dalla tua voce quella che è la bellezza della nostra cona. Ho visto che questo libro è stato supportato cominciando dalla presidenza del Consiglio, il Ministero del Beni Culturali, la Regione Siciliana, l'Assemblea Siciliana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un libro di tutto rilievo. Io ho guardato qualche foto ed è veramente stupefacente. A guardarla ci si incanta a guardare le foto. E poi un caro saluto al mio carissimo amico, collega, sindaco di Assolo. Lui è qui, suppongo, perché anche ad Assolo ci sono delle cone, ci sono delle opere bacini. Sono convinto che non sono belle come questa nostra, anche perché questa è una delle più grandi, delle più belle, delle più sontuose opere che Bacini abbia fatto in Sicilia. Forse facciano delle tu, sei la più grande oppure sei la seconda in Sicilia, se ce ne sia qualcuna a Palermo più grande di questa. Adesso suppongo di no. San Bartolo. Okay. Volevo dire che si imparano tante cose anche da queste riunioni, da queste discussioni, da questi commenti. Io per esempio ho sempre pensato che questa fosse una cone, lo è, ma può essere definita pure ancora. Non so perché, poi magari se devo spiegherai l'etimologia dell'ancora. E poi per dire che questa è un'opera talmente importante che fai 2 anni fa l'ha lottata per presentarla al concorso delle opere d'arte più belle che ci siano in Italia. Ti devo dire, architetto, ti devo dire pure a te, collega sindaco, che è stata abbastanza votata, che è stata riconosciuta come opera d'arte di assoluto. Grazie ancora per essere qui, grazie a te, so che hai fatto un viaggio abbastanza difficile perché le strade le conosciamo come sono, come la nostra viabilità. Speriamo che alla fine del nostro mandato possiamo presentare ai nostri cittadini una viabilità migliorata, ma comunque adesso godranno sicuramente di questa grandissima e bellissima opera d'arte del Bacino.